La nostra missione principale come uomini e figli di Dio in Cristo, destinati alla vita eterna, è essenzialmente quella di pregare continuamente ed offrire la nostra esistenza come preghiera vivente. Il resto verrà di conseguenza su sua ispirazione. Se preghiamo con costanza e fede, Egli ci darà specifiche e determinate opportunità per compiere il bene in qualsiasi forma. Potrebbe originare qualche contatto umano o aiutarci a concepire in noi idee, concetti e ragionamenti utili. O potrebbe lasciarci anche nel deserto interiore. Rimaniamo attivi spiritualmente anche solo pensando a Lui nel silenzio esteriore ed interiore. Sappiamo che Lui ci guarda e noi lo guardiamo semplicemente pensando a Lui. Noi esistiamo grazie a Lui, come anche quella pietra, quell'albero o quell'animale e le altre persone esistono grazie a Lui. Basterebbe solo questo per riempire il nostro cuore di gratitudine e, se Lui vuole, anche di stupore contemplativo. La vera contemplazione non è uno stato indotto per provare nuove emozioni fine a se stesse, ma è il suo tocco divino in noi, nel suo tempo stabilito. Se noi crediamo che Egli è amore onnipotente, per cui siamo convinti che Egli potrebbe creare infiniti altri mondi diversi dal nostro, dobbiamo anche credere che Egli ha la capacità di rinvigorire il nostro stato d'animo per rinnovare la nostra visione del mondo. Gesù, in te tutto ritorna luce.